L'ASL di Pescara dichiara guerra alle dipendenze, soprattutto a quelle che riguardano il gioco d'azzardo e internet. Nuove terapie, nuovo personale, si guarda al futuro. Sono emerse col tempo nuovi tipi di dipendenze del tutto psicologiche, tra queste quelle del gioco d'azzardo patologico, che sta conducendo sul lastrico famiglie intere, ma anche altri tipi di dipendenze, la dipendenza da internet, la dipendenza dai cellulari, persone che non riescono a staccarsi, debbono controllare costantemente se si è connessi in rete, la dipendenza compulsiva per acquisti, per shopping, la dipendenza, il cibo, il rapporto compulsivo nei confronti del cibo. Su questo noi abbiamo un servizio che si chiama SERD, perché D sta per dipendenze. Prima si chiamava CERT perché era tossicodipendenze. Sono dipendenze appunto di diversi tipi e vanno trattate con terapie e soprattutto con la prevenzione. Abbiamo più di 1000 pazienti in carico. Di questi una parte sempre più consistente riguarda appunto quelli che hanno la patologia del gioco d'azzardo e non solo, anche altre patologie che si chiamano appunto new addiction da internet e da altre. Stiamo avendo dei grandi e ottimi risultati, dalla dipendenza dal gioco si può guarire, questo è il messaggio che noi vogliamo sempre mandare, quindi prima di tutto prendere coscienza della propria condizione di malato, perché è una vera e propria malattia, e poi dopo chiedere aiuto ai servizi che esistono, sono assolutamente gratuiti. Un'altra cosa che volevo dire, importante, è che il servizio per le dipendenze ha azzerato nel giro di un anno le liste, le famose famigerate liste di attesa. Abbiamo, con un grande sforzo, un grande lavoro per il personale, sapete tutti che c'è sempre carenza di personale, ma nonostante questo c'è stato un grande lavoro per azzerare e dare una risposta a tutti.